Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in un video sull'andamento del fantacalcio. Vi andrò a dire com'è andata la mia giornata di campionato. Quindi vi mostrerò qui la grafica del mio avversario, la grafica mia, la classifica, tutto quanto inerente appunto a questa giornata. Poi domani inizierà un nuovo turno di Serie A, di conseguenza tutto in velocità. Ci sarà domani il video sui consigli per Schedini e i consigli per il fantacalcio. Ma intanto concentriamoci appunto sulla giornata, com'è andata. Giocavo contro la Red Bulls Lisbocco, quindi una partita difficile, perché è il primo in classifica, però in qualsiasi caso vedremo come ce la saremo cavata. Allora, ragazzi, vi mostrerò qui la grafica, quindi ha messo un 4-4-2 perché non aveva Cristiano Ronaldo, un po' di scelte obbligate, di conseguenza 4-4-2, ha schierato Handanovic in porta che prende 7 più gol subito, quindi 6. Calabria che prende difesa 4 con Calabria, Izzo, Chiellini e Lirola. Calabria 5,5, Izzo 6,5, Chiellini 6,5 e Lirola 5,5. Prende anche il bonus modificatore, un punto di modificatore perché come media ha 6 di votazione fra portiere e 3 difensori. Centrocampo a 3 con Lazzari, Perisic e Bentancur. Lazzari prende 5,5, Perisic 6 e Bentancur 5. Comunque c'è un altro centrocampista in realtà perché sono scemo ed è Benassi che prende 5,5. Mentre invece là davanti schiera Caglione e Simeone, le due punte, Caglione che prende 6,5 più assist, 7,5 e Simeone che prende 6,5 più gol, quindi 9,5. Conclude con 70 punti, di conseguenza fa un gol, quindi era 69 più 1 di modificatore difesa, 70 punti. Andiamo a vedere invece come me la sono cavata io. In porta ho deciso di schierare un 3-4-3, in porta Skorupski che prende 6 più un gol, quindi 5. In difesa 3 Spinazzola, Rugani e Ferrari. Spinazzola 6, Rugani 6,5 e Ferrari 6. A centrocampo schiero un centrocampo 4 con Milinkovic, Veretout, Zaniolo e Bernardeschi. Milinkovic-Savic fa gol, prende 7 più gol decisivo che da noi vale 0,5 e quindi arriva a 10,5. Veretout che prende 6, Zaniolo 5,5 e Bernardeschi 6. Passiamo invece là davanti all'attacco in cui metto Gomez, Zapata e Muriel. Me la sono sentita con i due a Tarantini, ho fatto anche bene, perché Gomez prende 7 più assist e quindi 8, Zapata che fa 2 gol più gol decisivo, quindi da 7,5 va a 14 e infine Muriel che prende 6,5. Concludo così con ben 80 punti, ragazzi, il che vuol dire che faccio 3 gol, vinco questa giornata, finalmente, era un po' che mancava la vittoria, per 3-1 e quindi batto la capolista facendogli perdere tra l'altro il primato. Andiamo però a vedere com'è andata in generale la giornata in attesa proprio del turno infrasettimanale. Ci sono io che vinco appunto 3-1 in trasferta contro Red Bulls a Lisbocco, Erta Vernello che mi tiene comunque lì, tiene il passo e vince 2-0 contro Team Lampadine, gli Panthers che battono i Patatine ai Cos, sempre più ultimi, 3-0, e infine Real Colizzati che vince 1, cioè che perde 1-2 contro Stokaziti. Di conseguenza andiamo infine a vedere la classifica, classifica che ci dice che Stokaziti adesso è solo primo in classifica a 58 punti, 55 c'è Red Bulls a Lisbocco secondo, a terzo posto a pari merito Ruben Kazan, cioè io, con Erta Vernello, che siamo lì proprio appaiati, sono davanti solamente per differenza di punti, e la prossima giornata, nel turno settimanale, ci sarà anche lo scontro diretto per vedere chi andrà appunto a staccare un pochino l'altro. Gli Panzers quinti a 33 punti, 32 per Alcolizzati sesto, settimo Team Lampadina a 29 punti, leggermente più staccato dagli altri, e infine Patatine Cosa a chiudere la classifica, come ormai è abitué, diciamo dall'inizio dell'anno, a 23 punti. Detto questo, ragazzi, il video è finito. Io vi ricordo, come detto, che domani uscirà il video sui consigli per le schedine e consigli per il fantacalcio. Vi invito a mettere mi piace se volete questa serie continui per tutta la stagione. Vi invito a scrivermi nei commenti come è andata la vostra giornata. Avete vinto, perso, pareggiato? Ditemelo qua sotto nei commenti. E vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, calcio giocato e qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.